Ciao a tutti dal vostro criticone. Eccomi qui di nuovo a recensire e a criticare un nuovo prodotto che mi è stato inviato. Questa volta la marca è Ozeri e il prodotto è una bilancia digitale da cucina. Per prima cosa ci godiamo un fantastico design moderno a specchio. Guardate come saltano agli occhi i due tasti frontali. Il primo per cambiare unità di misura. Il secondo invece per accendere o spegnere la bilancia e se vogliamo per impostare la tara. Una cosa importante che vi vorrei dire è l'assistenza tecnica che vi viene fornita da questa azienda americana. Non appena acquistato l'oggetto, ho ricevuto una mail contenente il manuale in italiano in formato PDF, in quanto l'oggetto che mi è stato successivamente spedito è in una scatola contenente, oltre al dispositivo, un manuale in inglese e un libricino che vi mostrerò più avanti con vari alimenti e le rispettive calorie. Il giorno successivo, inoltre, ho ricevuto una nuova mail dove mi rinnovavano la loro disponibilità ad aiutarmi nel caso avessi difficoltà con il funzionamento del dispositivo. Passiamo ad un test pratico. Sappiate che questa bilancia monta ben 4 sensori di precisione su di essa, che consentono di misurare correttamente l'alimento che vogliamo. Ecco qui, proviamo a spostare il nostro oggetto nei presunti quattro quadranti e vediamo se il peso corrisponde a ciò che ci aspettiamo. Sembra piuttosto precisa. Tenete presente che anche il piano d'appoggio è molto importante al fine di avere una pesata corretta, ed essendo un dispositivo elettronico è anche soggetto ai campi elettromagnetici. Ciò nonostante, mi è sembrato piuttosto precisa. Per quanto riguarda la funzione tara, sarà sufficiente riporre l'oggetto sul piano, immaginando che si tratti di una ciotola o un piattino, e successivamente premiamo il tasto destro una volta. Logicamente, se andremo a togliere l'oggetto, il peso della bilancia scenderà in negativo. Attraverso il tasto sinistro sarà possibile modificare l'unità di misura, da americana ad europea. Infatti troveremo le once, i grammi e perfino i millilitri, se dobbiamo pesare dei liquidi. Per spegnerla, come indicato nelle istruzioni, è necessario tenere premuto il tasto off per 2 secondi. Questo è il libricino di cui vi parlavo, in cui è presente un elenco di alimenti, il più delle volte americani. Abbiamo persino i taco che vengono venduti in America nei fast food, oppure i frullati dove dicono essere contenuta della determinata frutta. Non è che sia una cosa così utile, però intanto ce l'hanno messa. In definitiva è una buona bilancia, ma quel che è più importante ha un'azienda sulle spalle che fornisce supporto via mail, il che non è poco. La mia recensione è terminata e questo è il momento dei se. Se volete acquistare questo articolo potete cliccare nel link che troverete nella descrizione del video. Se il video vi è piaciuto regalatemi un pollicino in su. Se volete seguire i prossimi prodotti iscrivetevi al canale. Alla prossima!